Io comincerei da questa cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, non so te, questo divieto di manifestazioni per la Palestina in Sì. concomitanza con il giorno della memoria. Io sinceramente ho qualche dubbio, cioè penso che il diritto di manifestare sia sacrosanto e non vedo perché bisognerebbe togliere, insomma, a qualcuno il diritto di farlo. Certo. Sarebbe meglio che le manifestazioni non fossero offensive nei confronti di una giornata, voglio dire che ha un senso molto particolare per tutti, non solo per la comunità ebraica. Il giorno della memoria ricorda una delle pagine più tremende, non di tutta la storia, quindi ci si augurerebbe che uno avesse rispetto. Detto questo, quante volte ci sono manifestazioni, voglio dire, rispettose verso questo o quell'altro, secondo me si poteva lasciar fare tranquillamente senza suscitare, insomma, senza mettersi così in questa modalità un po' censoria, perché poi sembra sempre che no, che quello che piace a questo governo allora va bene, quello che non piace al governo no. Io su questa cosa, sinceramente, una riflessione in più l'avrei fatta, anche perché siamo arrivati, e sono cifre abbastanza attendibili, fornite anche dalle Nazioni Unite, alla bellezza di 26.000 morti nella striscia di Gaza dall'8 ottobre in avanti. Tutte le volte che si parla di questa vicenda, bisogna dire, ricordiamo il massacro del 7 ottobre, che è evidente, no? Che a nessuno di noi fa piacere, però io credo che a questo punto ci sia qualche problema. Anche dentro Israele l'opposizione sta alzando parecchio la voce contro il governo di Netanyahu, e io credo che questa non sia la posizione migliore da tenere, insomma, continuare con i bombardamenti e lasciare la popolazione civile sotto le bombe. Diceva l'inviato ONU, che è stato lì, io ho avuto occasione di parlargli, è stato lì nella striscia di Gaza fino a qualche giorno fa, e diceva una cosa per me spaventosa, cioè che il problema di Gaza è che è un luogo in cui non ti puoi nascondere, cioè non c'è nulla, non c'è nessun angolo che sia sicuro. Anche in altre zone di guerra, comunque, insomma, luoghi sicuri in cui i rifugiati si trovano, lì dentro no, non c'è posto dove andare, non c'è posto dove andare. Questo per me, insomma, è un incubo a cielo aperto, no? Si è detto più di una volta, una prigione a cielo aperto. A me ricorda più, insomma, un brutto sogno, un pessimo sogno. Non so se abbiamo già Sì, i sì, 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 collegamenti. sì. Buongiorno, Buongiorno Giorgio Bozzo, buongiorno Simone Pillon, bentornati, bentrovati. Vi chiedo subito una battuta su questa storia delle manifestazioni. Comincio da Simone Pillon, perché io credo che, insomma, sul giorno della memoria non è che si possa avere un'opinione differente, no? Però l'idea che qualcuno dica, vabbè, spostate la manifestazione, infatti chiaramente erano organizzate anche in maniera un po' provocatoria, però voglio dire, che problema c'è in fondo, no? Che fastidio dà, chiedo. A me questa decisione tutto sommato mi vede favorevole, perché io credo che il giorno della memoria sia una sorta di momento davvero ormai sacralizzato. Abbiamo assistito negli ultimi anni a tentativi da parte di quelli che oggi vorrebbero manifestare proprio, guarda un po', il 27 contro Israele. Abbiamo assistito in questi anni a tentativi di strumentalizzazione del giorno della memoria, per cui si tentava di, come dire, collegare alla Shoah anche tutta un'altra serie di battaglie, non ultime quelle LGBTQYZ, eccetera. E il fatto che adesso, dopo aver tentato di strumentalizzare il 27, addirittura vogliano organizzare manifestazioni contro Israele proprio il 27, mi sembra davvero il colmo. E quindi il fatto che sia stata data un'indicazione di non vietare la manifestazione, per carità, però di spostarla ad altra data, Di rinviarla, sì. mi sembra corretto, proprio per rispetto verso il popolo di Israele che ancora oggi, ha ormai diverse decadi dalla Shoah, ancora viene fatto oggetto
di attacchi che minano addirittura la stessa sopravvivenza dello Stato di Israele. Non ci dimentichiamo, è vero, anche io inorridisco di fronte ai morti civili che purtroppo ci sono nella striscia di Gaza, eccetera, ma non ci dimentichiamo che è in corso un attacco alla esistenza stessa di Israele, e questo attacco non è da ieri, ma è dal giorno in cui è stato proclamato Israele. Cioè, non ci dimentichiamo che nel 1948, giorno dopo la proclamazione dello Stato di Israele, Israele è stato attaccato dai paesi circonvicini, poi ancora nel 67, poi ancora nel 73, e poi ancora con la prima intifada, con la seconda intifada, e adesso con quella che stiamo vedendo oggi, cioè questa ennesima conflagrazione. Quindi, fermo restando le questioni di politica internazionale e la delicatissima situazione di Israele, della striscia di Gaza, sì, diciamo eccetera, che l'occupazione però dei territori e la mancata creazione dello Stato palestinese un po' aiutano. Voglio sentire su questo anche Giorgio Bozzo, cosa ne pensa delle manifestazioni più in generale di questa vicenda. Ma a parte che per un attimo mi ero illuso che oggi potessi sperimentare realmente quello che viene chiamato il pensiero unico, il mainstream, perché mi sarei atteso che anche l'amico Pillon fosse più o meno sulla falsariga mia e tua a questo punto, posso dire, Francesco, invece vedo che si pone in realtà in una posizione opposta. Io sono d'accordo con te, sono d'accordo sul fatto che il diritto a manifestare sia imprescindibile, sono d'accordo sul fatto che il giorno della memoria è un giorno assolutamente importante, non credo nella sacralità delle cose, ma questo si è capito già nei collegamenti precedenti, credo sia un momento importante per ricordare, ma bisogna ricordare però che cosa? Sì, un caso specifico, ma anche il fatto che in alcuni momenti della storia l'uomo è stato capace di commettere dei crimini, e in questo momento secondo me quello che sta accadendo in quel quadrante geografico è qualcosa di per nulla semplice, estremamente complicato, non ce la possiamo cavare facendo un bignami della storia di Israele degli ultimi 50, 60 anni, 70 anni, lì c'è un problema con persone innocenti, senz'altro, e persone che hanno delle responsabilità da una parte e dall'altra. Ricordare è importante, ma è importante ricordare tutti quanti i crimini. Quando, adesso mi permetto anche una piccola postilla, insomma, quando Pillon dice che si vuole inserire nel giorno della memoria delle tematiche LGBT, io non conosco quali, però senz'altro non si può dire che in questa giornata della memoria bisogna ricordare anche tutti coloro che vennero avviati ai campi di concentramento solo perché erano diversi, perché erano zingari, perché erano handicappati, perché erano persone down e perché erano omosessuali. L'uomo può commettere dei crimini incredibilmente atroci, devono essere condannati tutti nello stesso modo. E quindi ricordare è giusto. In questo momento trovo che sia legittimo anche ricordare che 26.000 persone sono state uccise in un modo che è criminale, assolutamente criminale, così come è stato criminale l'attacco di Hamas del 7 di ottobre. Bisogna comunque essere tutti solidari nel condannare i crimini, qualunque persona o entità li abbia commessi, però per poterli condannare bisogna anche averne una memoria, capire che fanno parte anche di una memoria che deve essere condivisa, che non dovrebbe essere politicizzata. Certo.